Bentornati ragazzi in questa nuova puntata qui su One Podcast. Finalmente ci siamo riusciti, dopo microfoni staccati, io che faccio dei intro foto, siamo riusciti ad avere qui con noi Marco Zedda. Marco Zedda è un videomaker per i social e fa veramente cose scioccanti con le sue mani, diciamo non come Giorgio, che si sente un po' sottotono oggi proprio perché c'è qualcuno che sa fare le cose meglio di lui. C'è qualcuno più bravo di lui. Esatto, Siamo colleghi. non la prende non bene ogni volta. Marco, presentati, dici un po' cosa fai, quali sono le tue particolarità, poi magari passiamo a fare un paio di domande e vediamo nei dettagli le caratteristiche di questo tuo lavoro. Vabbè, dai, ci tengo a salutare tutti. Provo un po', poi magari possiamo aggiustare il tiro con le vostre domande. Io sono sardo. Molti mi scambiano per straniero, quindi pensano che i miei contenuti siano di qualche altra parte del mondo, ma in realtà io sono 100% italiano. In realtà sono italo-finlandese, ho genitori stranieri, però sono nato qui in Italia, cresciuto in Sardegna, sono sardo. Inizio a essere un po' vecchietto, non ho più 20 anni, ho superato i 30 adesso, però mantengo sempre quella positività e freschezza giovanile e cerco di portarle nei miei contenuti. È tutto nato circa un anno e mezzo fa, quando ho avuto l'opportunità di insegnare a scuola, perché comunque sono un supplente, e dei ragazzi che hanno visto dei miei contenuti che avevo inizialmente pubblicato su YouTube, mi avevano consigliato di pubblicarlo su TikTok. Però io, come tutti del resto, pensavo che TikTok fosse un'applicazione Bambini. per ragazzini, dai, per bambini, esatto. In realtà poi ho scoperto che non era così, quindi ho provato a sperimentare, mi sono lanciato in questo mondo e ho ottenuto subito dei buoni risultati. E quindi dico un anno e mezzo perché è iniziato lì più o meno il percorso. Avevo prima degli obiettivi un po' differenti, ma quando ho visto che le cose andavano bene già con i primi video virali, ho detto qua proviamo a fare qualcosa di più spettacolare, passandomi il termine. Allora ho iniziato a creare questi effetti che un po' tutti hanno visto e che hanno iniziato ad apprezzare. Per cui a oggi posso dire a tutti gli effetti che è diventato un lavoro quello che faccio, oltre che un divertimento. Quindi inizialmente l'ho fatto per gioco, ma poi adesso le aziende mi contattano per realizzare contenuti ad hoc, spettacolari, come cerco di portarli io, perché evidentemente hanno visto qualcosa di positivo nei contenuti che faccio e ho visto che molti apprezzano. Per cui questa è un po' in breve la storia di come è andata, di come è cresciuto il personaggio Mr. Z, che poi è un gioco di parole, non Mister, dovrebbe un po' ricordare, infatti prima era MR come Marco, il nome Marco, e Z all'iniziale del mio cognome. Tutto è andato così perché inizialmente non avevo neanche pubblicato il mio nome e cognome nei social, poi mi sono presentato successivamente, adesso stanno iniziando a capire che sono italiano dal nome Marco, perché veramente le persone ancora oggi pensano che io sia straniero. Questa è un po' la mia storia. Se avete domande, io sono qui a disposizione per rispondere. Effettivamente questa tua passione per il videomaking com'è nata? Ma in realtà io già diversi anni fa ho provato a sperimentare, perché comunque ho fatto tutto da autodidatta, non ho fatto corsi. Tutto quello che faccio l'ho imparato guardando qualche video su YouTube, sperimentando ore e ore e ore sul computer. E a differenza di vari creator che oggi utilizzano magari uno smartphone, io continuo a utilizzare la fotocamera perché ho questa idea che la fotocamera abbia una qualità superiore rispetto agli smartphone e quindi mi sto specializzando anche da quel punto di vista. Poi, per carità, con i cellulari si possono fare davvero tantissime cose. Però non avevo mai preso in considerazione di fare le cose seriamente come le sto facendo ora. Le ho sempre fatte un po' per conto mio e quindi quando le persone hanno visto i miei contenuti mi hanno consigliato di pubblicarli, di renderli pubblici e quindi effettivamente ho visto che la cosa funzionava e funziona e quindi un po' alla volta mi sono specializzato cercando di fare le cose sempre di una qualità superiore, più precise, più
realistiche, perché comunque certe cose mi portano via davvero tanto tempo nella realizzazione. Non sono quei video che fai in poche ore, ma spesso capita anche che ci possono essere diversi giorni di lavoro. E fra tutte queste opere per cui effettivamente hai speso tante ore davanti al computer, qual è quella di cui vai più fiero? Ma è una domanda difficile da rispondere, perché comunque ogni creazione porta delle grosse soddisfazioni. Ovviamente ci sono, forse il primo in assoluto potrebbe essere il mio primo video virale, che è andato virale veramente in tutto il mondo, ed è stato anche copiato come trend, che poi di veramente spettacolare c'è ben poco, c'è Edit, però è un video talmente semplice che ha ottenuto numeri eccezionali, quindi quella è stata la mia prima soddisfazione. Poi ci sono vari contenuti che magari sono il pioniere, no? Che ho inventato, perché comunque i miei contenuti sono abbastanza originali, io non amo copiare i contenuti degli altri, ma ho visto che gli altri copiano dai miei contenuti, quindi è una cosa che veramente mi dà soddisfazione, e ce ne sono diversi, quindi veramente mi viene un po' difficile. Forse uno in particolare è quello Euro 2020, dove calcio la palla verso il cielo e scoppia, diventa una bandiera di colori dell'Italia. Quello veramente mi ha dato tanta soddisfazione, perché è stato apprezzato dagli italiani, che è il pubblico che insomma un po' carente dal punto di vista che io sono internazionale, quindi finalmente gli italiani si sono accorti che esistono. Invece volevo chiederti se effettivamente, visto che ci hai raccontato la tua esperienza su TikTok, comunque in che modo hai approcciato i social, volevo chiederti se effettivamente avevi un obiettivo ben preciso quando hai iniziato a pubblicare su TikTok. Magari l'obiettivo che Sì. avevi quando hai iniziato a fare videomaking. Allora, ma ti posso dire, fin da subito avevo un obiettivo, ovvero quello di raggiungere l'internazionalità dei contenuti. Tant'è vero che io non ho mai utilizzato termini in inglese, in italiano, descrizioni in italiano, non ho mai parlato nei video, un po' come Cabi, che utilizza solo gesti ed espressioni. Il mio obiettivo era quello di raggiungere l'internazionalità, e ci sono riuscito fin da subito, effettivamente. Questo perché, a lungo andare, poi cosa succede? Quando raggiungi una fetta di un pubblico straniero, come possono essere gli Stati Uniti, c'è la grossa probabilità di incrociare anche dei clienti, clienti che sono disposti a collaborare, a chiedere insomma, delle collaborazioni, dei lavori da realizzare per loro. Questo è stato il mio obiettivo primario, e l'ho raggiunto, quindi mi ritengo veramente soddisfatto. Poi ci sono stati ovviamente degli accorgimenti che poi, ovviamente per l'esperienza, anche un po' come vanno le tendenze, ti devi un po' adeguare. I social sono sempre in continuo movimento e bisogna adeguarsi. Il trucco è questo: non focalizzarsi su un determinato risultato. Se vediamo che non, magari inizialmente può funzionare, ma poi successivamente vediamo che non funziona più, bisogna sempre aggiustare il tiro. Invece Questo è un adesso che consiglio che hai più di 1 milione di followers, effettivamente è un pubblico abbastanza variegato. Quali sono le tue aspirazioni? Ma guarda, onestamente i numeri sono relativi, perché comunque sì, fa piacere che le persone, tanti, ti seguano, però ripeto, sono relativi. Io ho visto magari anche da parte di qualche altro creator, ottenendo questi numeri, che un po' abbia cambiato anche atteggiamento. Io sono sempre, ci tengo a ribadire che sono il Marco di prima, ma anche dopo questi piccoli successi sono sempre lo stesso, per cui obiettivi, a me interessa lavorare, nel senso che mi piace stupire, vedere la gente che apprezza i miei contenuti, quello è davvero una cosa impagabile, però allo stesso modo io sfrutto i miei canali per pubblicizzarmi, quindi ottenere più visibilità possibile, così da ottenere, appunto, come dicevo prima, più lavori che riguardano il mondo dei social, ma anche no, perché comunque in questo anno di esperienza sono stato contattato anche da grosse aziende, come può essere Prime Video oppure la stessa Gameloft per Asphalt 9, che è uno dei giochi più scaricati al mondo. Realizzare spot pubblicitari per loro,
credo che sia una cosa veramente soddisfacente dal punto di vista lavorativo, anche perché io lo faccio per passione. Lavorare e divertirsi penso che sia la cosa più bella che si possa fare. Giusto, io sinceramente apprezzo molto questo pensiero, lo sapete anche voi, l'abbiamo detto un casino di volte, e secondo me lui è un esempio di quando si dice ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta a fare delle sue passioni, della sua passione, un lavoro, e un danno proprio a diventare grande all'interno di questo mondo, che tra l'altro lui è stato il primo magari a diventare questa caratteristica. Fra gli editor, e lui ha detto che i tuoi contenuti sono originali, non li copi, si vede che sarebbe difficile copiare le cose che fai tu, e ho visto però anche che hai fatto delle collaborazioni. Queste collaborazioni, diciamo, con queste persone, loro utilizzavano, diciamo, i tuoi stessi metodi, o ritieni che abbiano metodi diversi, anche perché sono poi americani, sono di altri paesi? No, ma guarda, io tant'è vero che valuto molto bene anche le proposte che mi fanno, quindi non accetto qualsiasi cosa. Capita spesso anche, perché poi c'è anche una differenza, molti si interfacciano in questo mondo sperando di diventare degli influencer, e spesso si fa confusione. Io non mi piace definirmi un influencer, anche se in certe circostanze lo faccio per lavoro, perché vado a influenzare le scelte delle persone, magari facendo vedere dei prodotti che utilizzo all'interno dei miei contenuti, ma lo faccio perché io credo in quel prodotto che utilizzo, perché lo utilizzo io per lavorare, mi ritengo soddisfatto, allora lì in quel caso vado a proporre un prodotto che magari consiglio caldamente di utilizzare per ottenere questi risultati. Quindi succede spesso anche che magari mi fanno delle proposte assurde di prodotti che non sono non possono essere impiegati nei miei contenuti, perché io mi rivolgo a un genere di pubblico che magari è molto verticale sugli effetti speciali, effetti visivi, l'utilizzo di videocamere, di programmi di editing. Non posso pubblicizzare l'aspirapolvere, oppure si potrebbe anche fare, magari lo realizzo per loro il contenuto e quindi ci si accorda, però è capitato che delle volte, nonostante sia buona l'offerta, ho rifiutato perché magari non mi trovavo, non sposavo appieno il progetto. Non so se ti riferivi un po' a questo concetto, mi è sembrato di capire. Come diciamo, come fai nelle pubblicità, come ci hai detto, pure nei video utilizzi questo ragionamento, quindi fai video per il tuo pubblico, o li fai per te stesso e poi se piacciono anche al pubblico, bene. No, io cerco sempre di... il mio obiettivo è quello di soddisfare anche un po' la richiesta del mio pubblico, perché comunque ogni creator ha un pubblico ben targetizzato, per cui se io vado... Se esco fuori dagli schemi, probabilmente ottengo anche un insuccesso, per cui è giusto dosare bene entrambe le cose. Io ho notato che anche altri creator esagerano, nel senso che presi dall'entusiasmo accettano qualsiasi cosa e poi diventi un pubblicitario, quindi le persone se ne accorgono e si stufano dopo un po', per cui è giusto dosare bene le cose. Quindi il mio obiettivo non è quello di diventare un influencer, ma bensì un creatore di contenuti specializzato magari nella pubblicizzazione di determinate cose, di determinati prodotti, brand, magari finalizzati allo stesso, nel senso che prodotto finito lo do a loro e poi saranno loro a pubblicarlo nei loro profili. Questo è il mio obiettivo primario. Poi se mi chiedono di pubblicarlo anche nei miei profili, se sposa al mio progetto, tanto di guadagnato. Invece ti piacerebbe entrare, diciamo, un po' nell'industria del cinema, ovviamente lavorando sempre come... Mi piacerebbe, però è un mondo particolare anche quello. Ci sono delle figure ben distinte, ognuno si occupa di un reparto specifico. Nel mio caso io faccio un po' tutto, quindi difficilmente anche riesco a immaginarmi in un ruolo ben preciso, perché a me piace spaziare e fare un po' tutto, quindi lì mi piacerebbe tantissimo, ma mi sentirei anche un po' limitato nella cosa, perché da creativo vorrei mettere mano sulla videocamera, mettere mano sul computer, sul color grading,
sull'idea creativa, quindi un po' quello che farebbe un filmmaker, un regista, dove espone l'idea creativa e poi tocca con mano un po' tutto. E quindi per assurdo mi piacerebbe realizzare un film alla Netflix. Avrei questo pallino, ma so che è una cosa veramente improbabile, perché comunque ci vogliono anni di esperienza, di studio, e sarebbe fantastico, ma rimango basso a quelle cose che faccio io. Dico, hai mai preso ispirazione da qualche regista all'interno del mondo del cinema? Allora, all'interno del mondo del cinema è difficile, perché comunque si vedono tanti bellissimi contenuti spettacolari, fatti benissimo, veramente opere d'arte, ma lì ci sono dei team creativi, sono veramente tante le case. Per assurdo, in un film della Marvel ci possono lavorare 30 case di produzione, per cui è difficile potersi ispirare a qualcuno. Mentre nel mondo creativo io ho sempre avuto grande ammirazione per Zack King, che è stato un po' il pioniere di queste cose. Lui, da creatore, ha sempre fatto un po' tutto da solo fino a ottenere quei risultati che ha ottenuto oggi. E quindi sì, l'ispirazione un po' di tutti i creatori si ispirano a Zack King, perché ha fatto delle cose incredibili e continua a farle. Ovviamente io sono un po' più sugli effetti visivi un po' estremi, invece lui è più l'illusione ottica delle cose, che è un bel mondo anche quello. Ci ho provato anche io a fare qualcosa, quindi sì, diciamo che la mia ispirazione principale è Zacchino, non so se lo conoscete. Forse lui è l'appassionato di cinema, io no. Ma probabilmente l'avrete visto un sacco di volte, perché lui è da oltre 10 anni che su YouTube spopola con i suoi contenuti. Penso che addirittura su TikTok sia il video più virale in assoluto che abbia mai fatto qualcuno, che ha sfiorato i 2 miliardi di visualizzazioni solo su Madonna, TikTok. ragazzi. Quindi evidentemente qualcosa la capisce. Invece l'aspetto più difficile di questo tuo lavoro qual è? Perché comunque noi, io diciamo qualche videomaking, fra virgolette, comunque sono io che monto i video per il podcast. Poi diciamo mi sono anche un appassionato di informatica, sempre a livelli abbastanza basilari, quindi posso capire che ci sono delle cose che effettivamente a volte fanno abbastanza incazzare. Ad Quindi esempio c'è proprio la pressione che hai dopo un certo punto di fare un video, quindi ci metti del tempo allora, ormai esatto, ci sono deciso. delle cose che potrebbero farti perdere la pazienza. Il trucco è avere Esatto. pazienza. Magari se in quel momento perdi la pazienza è meglio abbandonare il progetto e riprenderlo in un altro momento. Quindi per quello che io ci impiego anche diversi giorni, perché stare ore e ore davanti a un progetto ti snerva. Quindi sì, le difficoltà potrebbero essere quelle, ma in realtà ce ne sono tante altre. Perché io conosco tanti altri colleghi che sono molto più bravi di me, ma magari non hanno l'idea creativa. Quindi la difficoltà maggiore è quella di riuscire a catturare l'attenzione delle persone. E lì bisogna proprio escogitare dei trucchi psicologici per far sì che la persona si fermi a guardare quel contenuto. Perché, ripeto, a livello tecnico, se ci giriamo attorno, ci sono persone veramente competenti e capaci, ma che magari non hanno capito bene come funziona la psicologia nei social. E io cerco di sfruttare sia questo aspetto, sia le mie competenze per quanto riguarda video editing, che comunque mostrano delle grosse difficoltà, come si vogliono fare delle cose precise, pulite, senza troppi artefatti. Lì veramente ci vuole passione, passione, perché la pazienza rifà fino a un certo punto, ma puoi superare quel gradino grazie alla passione, perché altrimenti con tante persone con cui ho parlato e che hanno visto i lavori che realizzo dicono che non ce l'avrebbero mai fatta a dedicargli veramente così tanta attenzione per ogni progetto. Perché io comunque sono minimalista, qualsiasi difetto mi darebbe fastidio, per cui quando vedo i commenti delle persone che dicono questo progetto è veramente pulito e perfetto, io provo grande soddisfazione. Allora vi potete stringere la mano con Mattia. Io sono pure così, cioè se abbiamo un progetto dobbiamo portarlo a termine e deve essere perfetto, almeno ai limiti della perfezione.
Un'altra cosa, ti è mai capitato dopo aver passato ore e ore davanti con un progetto e magari ti era riuscito anche bene e il Sì, progetto, ho il già computer capito si in realtà. spegne, il progetto si cancella per un motivo Sì, sconosciuto. ti posso confermare che mi è successo più di una volta e lì è stata dura. Diciamo che è la cosa più Perché frustrante che possa capitare, ecco. perché a è noi è stato un successo progetto più di di una 12 volta. ore, un progetto di 12 ore perso, perché comunque io ovviamente il computer, io utilizzo dei computer assemblati con Windows. E sappiamo che Windows, vabbè, ma anche il mondo Apple presenta de delle problematiche quando crasha. Ti dimentichi magari di attivare il salvataggio automatico e Sì. lì penso di aver superato i limiti di autocontrollo quando succede. Sono messa mia forte. Una cosa che possono capire in pochi. Un consiglio ad esempio che tu daresti a un ragazzo che si approccia a questo mondo qual è? George, in questo Ma caso. guarda, ti dico, poi ti spiego anche un mio progetto. Io ho avviato anche un gruppo Telegram dove seleziono anche le persone, non faccio entrare tutti, faccio compilare un form perché ci sono tante persone che vorrebbero emulare un po' quello che faccio io, ma che fanno tanti altri, e do dei consigli ravvicinati, no? Hanno la possibilità di parlare direttamente con me, attivo anche delle room alle volte. Il consiglio che do così a caldo è quello di provare a sperimentare per gradi, perché magari c'è chi vuole fare tutto e subito, magari si compra sul computer la fotocamera ultimo grido, programmi di video editing costosissimi, e poi capisce che a un certo punto Programmi di non è editing per. rigorosamente craccati. Mamma mia. Esatto. Meglio così, meglio iniziare da quelle cose. Con un semplice cellulare, ma anche per esempio delle applicazioni come possono essere CapCut, no? KineMaster, che sono delle applicazioni che ti consentono di fare degli edit abbastanza dignitosi, e inizi da quelle cose, le cose semplici. È inutile pretendere di fare, cioè, il discorso è che Roma non è stata costruita in un giorno, quindi si fanno dei passi, si vede dove si può arrivare, se c'è la passione. Quindi io, con il consiglio che ti do è quello di guardare prima se effettivamente è una cosa di cui si prova piacere nel fare, e non pensare ai numeri, agli obiettivi. Sì, è importante mettersi degli obiettivi, per carità, però se uno vuole intraprendere anche questo percorso è giusto che calcoli la spesa, cioè non si lanci su una cosa che potrebbe effettivamente portare delle grosse delusioni. Quindi il consiglio che do a tutti è iniziare da cose semplici. Per assurdo, se uno vuole iniziare magari anche a utilizzare programmi come Premiere, DaVinci o After Effects, non Io ad consiglio esempio usare utilizzo modellamento DaVinci, però 3D come effettivamente. Blender o Cinema 4D, magari inizia qualche piccolo mascheramento, una color correction, uno slow-mo, magari ci sono degli effetti che si possono utilizzare magari su una sequenza, una clip semplice, poi andare a degli step più importanti. Dico, io utilizzo DaVinci, effettivamente come programma gratuito per il computer è abbastanza buono, cioè ci faccio di tutto per quello Assolutamente che sì, mi ma quello serve. addirittura si considera che sia il migliore per realizzare la color correction, la color grading, perché è fatta a nodi. Il vostro sistema a nodi ti consente di avere un'interfaccia unica e di modificare tutti i valori lì. Invece su altri programmi devi creare dei livelli, e questo comporta sia appesantire il progetto, ma ad aprire troppe interfacce. Quindi sì, come sistema è utile, integra anche comunque degli effetti come può essere After Effects, è un mix perfetto, gratuito, che tutti potrebbero iniziare a utilizzare nel momento in cui decidono di iniziare a lanciarsi in questo mondo. Io direi che John ho trovato l'anima gemella, L'anima io gemella. gemella. Io immagino che dobbiamo fare cose con il computer, stare 12 ore al giorno davanti. Come se già non ti Cosa? stassi 12 ore al computer. Vabbè, però non ti paga nessuno, quindi al modo ti pagherebbe Comunque qualcuno. c'è sempre da imparare. Io spesso scopro magari delle soluzioni anche più immediate, degli effetti da applicare o dei plugin nuovi, e quindi ci sono tante di quelle varianti anche all'interno dei progetti. Ognuno può utilizzare il proprio sistema. L'importante è ottenere quel risultato. Poi
nel modo in cui lo facciamo non è importante, l'importante è ottenere quel risultato. Ognuno poi si adatta al suo proprio sistema lavorativo. Possiamo concludere. Questa è stata la tua puntata. Mancava la tua puntata. No, c'erano state altre mie puntate. Ah, non facciamo spoiler. Va bene, possiamo concludere qui. Noi, come prima cosa, io direi di ringraziare Marco. È stato super disponibile quando l'ho contattato. Abbiamo subito organizzato. Vi lasciamo tutti i link nella descrizione, sia di TikTok che di Instagram. E trovate anche per YouTube. Anche YouTube. Trovate anche per dei nostri, così almeno ci fate un po' compagnia sui social. Io direi di salutarci e ci vedrete sicuramente la prossima settimana con un nuovo ospite e un nuovo argomento. Ringrazio ragazzi per la chiacchierata, mi ha fatto veramente piacere. Magari ci sarà altra occasione.